Siete pronti a creare il nido più bello, più attraente, ricco di piume, conchiglie e magari pietre preziose? Scopriamo come aprendo assieme la scatola di Bauer. Ciao a tutti quanti, giocatori, giocatrici e semplici curiosi. Sono curiosissimo io quest'oggi di aprire assieme a voi questa scatola. La scatola di Bauer, novità di Cranio Creations che ha sponsorizzato questo video perché è un gioco solo per due giocatori di Pierpaolo Paoletti, che conosciamo da una vita. Arriva con questo gioco, tra l'altro lo sviluppo è stato curato da Simone Luciani, quindi mica cotica. E sono curiosissimo di vederlo perché è un gioco solo per due dove bisogna introdurre delle meccaniche anche di bluff, di lettura del avversario, ma non sarà quello il fulcro del gioco. Dovremo però capire l'altro cosa sta facendo per cercare di guadagnare punti anche su quello che sta facendo lui, magari rubargli qualcosa. In questo piazzamento tessere creiamo dei nidi spettacolari. Insomma, andiamo ad aprire la scatola così capite meglio quello che vi sto dicendo. Vi ricordo al solito che qua sotto in descrizione trovate il link dove poterlo acquistare direttamente sul sito di Cranio e quindi, levato il celofan, andiamo a vedere che cosa c'è. Prima cosa che troviamo, il regolamento. Eccolo qui, il regolamento dove ci racconta tutti quanti i componenti, la preparazione del gioco, come si gioca, ed ecco qua la fine del turno e fine della partita. E poi qua un lungo esempio di gioco per spiegarci tutto quanto, variante del super nido, variante, altra variante, insomma ancora spiegazione delle tessere bonus, tanta roba è all'interno di questo gioco. Mi aspettavo onestamente un regolamento più snello, invece bello ricco, e regolamento ricco mi ci ficco. Che cosa abbiamo qui? Questo che sarà il divisorio. Eccoli qua che abbiamo tutti quanti i nostri uccellini. Noi tra l'altro siamo uccellini giardinieri che scopro così grazie a questo gioco. Questo sarà messo tra i due giocatori. Qua vedete che anche questi tagliettini dove puoi andare ad incastrare dei piedini, perché questa viene messa proprio tra i due giocatori, questa plancia, per non vedere che cosa ha l'altro dall'altra parte, quali obiettivi ha, perché noi dovremmo in quel modo cercare di capirli, in quel modo dovremmo andare un po' a bluffare. Qui abbiamo questa altra plancetta con appunto il terriccio sotto, con i vermetti che spuntano, eccola qui, con queste zone bucate. Qua in mezzo ci verrà proprio questo divisore e in questi spazi metteremo i nostri ovetti delle preferenze, quindi quello che cerchiamo di ottenere fondamentalmente nel corso della partita, piazzando che cosa? Beh, piazzando queste tessere. Guardate tra l'altro, che bello, che figo tutto quanto, che bello, mi piace. Allora, mi piacciono sempre quando ci sono gli inserti con lo spazio dove mettere le cose. Vi faccio prima vedere questi, perché qua ci sono gli ovetti. Su ogni ovetto, come vedete, c'è un simbolo di una tipologia di piuma, di una tipologia di fiore, in un dato colore, che dovremo cercare di avere su quella certa colonna dello schema. E tra l'altro vedete che poi trovano spazio perfettamente qui, molto molto bello, apprezzo sempre tantissimo. E che cosa abbiamo qua? Le tessere, che è un po' come nel domino, dovremmo andare a posizionare, e come vedete ci sono proprio questi fiori, queste piume, queste conchiglie, queste pietre preziose, tutte tempestate di pietre preziose, che dovremmo andare a prendere e andare a posizionare all'interno del nostro schema, della nostra plancia, per creare il nostro nido che sia il più bello che c'è. Abbiamo poi anche queste altre token di cartone, questa volta sempre tesserine uovo, che non so se saranno punti forse, o magari servono per una di quelle tante varianti che abbiamo visto. Vedete anche che lo sfondo, tra l'altro, di queste tessere domino cambia. Abbiamo quelle a sfondo bianco, sfondo verde, a sfondo giallo, con anche le diverse tipologie proprio di ghiaietta, di foglie o di rametti che andranno a comporre proprio il nostro schema. Abbiamo poi anche qua, infatti, questi altri token, proprio conchiglia, fiore, piuma, questo con una X, questo con i rametti, che ritroviamo anche su queste tiles, queste che sono quelle che abbiamo visto prima nel regolamento dare come varianti di gioco. Insomma, un sacco di roba all'interno di questo Bauer. Facciamo un recap.
sono davvero super super curioso e non vedo l'ora di poterlo giocare e potervene ancora parlare. Non vediamo l'ora di portarlo sul canale. Il gioco tra l'altro è una delle uscite di Play di Cranio, quindi lo troverete a Modena se sarete lì presenti, e magari ci sarà anche la possibilità di giocarlo magari con qualcuno di speciale, chi lo sa. Nel caso continuate a seguirci, qua sotto in descrizione tutte quante le info, continuate a seguirci anche per vedere il nostro gameplay. Insomma, non vi resta che schiacciare il pollice in su, attivare la campanella, a me non resta che ricordarvi che qui a Casa Giullari si gioca per giocare, i giullari vi salutano e che il gioco sia con voi. Ciao!